Un geologo al Next Generation Fest, Andrea Moccia, il fondatore di Geopop. Tu hai preso l'attività di divulgazione un po' come una missione, ma quanto è difficile spiegare cose complicate in maniera semplice? Moltissimo. Essere semplici è estremamente complesso. Sembra un gioco di parole, ma è proprio così. Perché bisogna trovare il giusto equilibrio tra il rigore, che comunque ci deve essere, perché quando si parla di scienze bisogna essere rigorosi, ma allo stesso tempo bisogna riuscire a sintetizzare e arrivare alle persone, anche a mia zia Concetta, che non ne sa nulla di quell'argomento. Geo, quindi scienze, pianeta, la conoscenza. La geologia in che modo impatta nella nostra vita di tutti i giorni? Quale può essere un collegamento per incuriosire i nostri ascoltatori? Beh, per esempio, il tuo microfono potrebbe non funzionare perché è composto principalmente da metalli. I metalli vengono fuori dalle rocce. Se non ci fossero i geologi non ci sarebbe questo metallo, o i magneti che ci sono dentro, anche questa telecamera non potrebbe funzionare. Ecco, impatta così. Ok, allora speriamo che chi ci ascolta non voglia fare da grande solo il cuoco, il calciatore, ma anche il geologo, perché no? Assolutamente sì, d'altronde è una materia affascinante, forse è una delle poche materie che ti tiene ancora vicino alla natura e questo secondo me è un valore che non dobbiamo perdere.